Buonasera a tutti, cari appassionati di storiografia militare e bentornati di nuovo nel quartier generale del Serenissimo Venezia 90 con un nuovo video questa sera, sempre dedicato ai mezzi d'assalto navali della nostra Regia Marina italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, questa sera vi parlerò di colui, il famoso e famosissimo barchino esplosivo. Allora, sempre per la gioia dell'amico Luca Furoni, dall'enciclopedia di Arrigo Petacco, la Seconda Guerra Mondiale, primo volume, parleremo di questo mezzo d'assalto che appunto diventò poi una leggenda per quanto riguarda le azioni e le incursioni della decima flottiglia MAS della Regia Marina Italiana, ma anche ovviamente questo barchino, questo mezzo navale, come volete definirlo, era anche in forza alle altre squadriglie, sempre della nostra Regia Marina. Diventato una leggenda come la mignatta e non mignotta per quanto riguarda l'impresa di Pola dei tenenti di vascello Raffaele Paolucci e Raffaele Rossetti. Famoso, come si può dire, i nostri siluri a lenta corsa utilizzati nella memorabile impresa di Alessandria, che appunto portò all'affondamento da parte di incursori della nostra Regia Marina di un paio di mezzi navali della flotta della Royal Navy nella rada di Alessandria d'Egitto. Quindi questa sera andremo a raccontarvi un po' la monografia di questo del barchino esplosivo. La nostra vicenda inizia nel gennaio del 1936, mentre i rapporti diplomatici tra Italia e Gran Bretagna si facevano sempre più tesi a causa dell'invasione italiana dell'Etiopia dell'ottobre 1935. E nelle altre sfere militari si prese in considerazione la possibilità di uno scontro armato con la perfida Albione. Naturalmente si sentì la necessità di disporre di nuovi mezzi che permettessero di colpire in maniera efficace l'arma più importante della nostra antagonista, la Royal Navy, la Marina Militare Reale della Britannica. Fu così che un giorno il Duca Aimone di Savoia Aosta, valido ufficiale di Marina, presentò al Comitato Progetto Navi un piano per la costruzione di piccoli motoscafi velocissimi in grado di trasportare una forte carica di esplosivo che potevano essere utilizzati come mezzi d'assalto di superficie. Eccoli qua. Come notate, assomigliano molto, per chi magari è veneziano come me, ai famosi barchini o più comunemente detti cofani nella nostra lingua, che appunto vedete molto spesso sfrecciare per tutte le stagioni nella laguna di Venezia. Chi viene magari in visita a Venezia di sicuro li vede correre e saltare tipo in questa maniera, che nel nostro gergo si chiama candeotto. Questi mezzi, dalla sigla MT, che sta per motoscafo turismo, come furono denominati per ragioni di riservatezza, naturalmente, avrebbero dovuto essere trasportati vicino al punto di impiego da idrovolanti S-55, gli stessi della traversata atlantica di Italo Balbo, e depositati poi in acqua. Per rendere possibile il trasporto si erano progettati degli MT alti solo 45 cm, poco meno di un siluro per sommergibili, proprio mantenevano il profilo a pelo d'acqua molto molto basso. Comunque questi mezzi, una volta posati in acqua, avrebbero dovuto avvicinarsi al bersaglio prescelto usando dei motori silenziati per poi lanciarvisi contro a tutta velocità. I piloti si sarebbero salvati catapultandosi in acqua con lo schienale dell'abitacolo di guida che, galleggiando, avrebbe consentito loro di rimanere fuori dell'acqua e di salvarsi così dal letale effetto dell'onda d'urto dell'esplosione. I giapponesi invece inventeranno lo stesso sistema, però che prevedeva il suicidio dello stesso pilota, tipo appunto pilota kamikaze, per rendere l'idea. Comunque sia, questo progetto, il progetto italiano intendo, fu affidato all'ingegner Guido Cattaneo, allora capitano di complemento delle armi navali, che sarà il padre dei barchini in tutte le loro varietà.
Motoscafi turismo prima e seconda serie, MT modificati, MT ridotti, MT siluranti, MT siluranti modificati, SMA, anagramma di MAS, che indicava degli MTSM dalle dimensioni maggiorate, MT lenti ed infine motoscafi antisommergibile. Ma torniamo ora ai nostri MT. La vittoriosa conclusione della nostra campagna d'Africa con la conquista, anche se non il totale controllo del territorio dell'Etiopia ed il conseguente periodo di distensione, fecero sì che non si sentisse più il bisogno di queste nuove armi. I progetti furono perciò abbandonati e le prime unità di specialisti che prendevano confidenza con i prototipi di questi motoscafi d'assalto furono sciolte. Così, quando arrivammo all'inizio del conflitto, il 10 giugno 1940, bisognò rivedere da capo il progetto per ammodernarlo e prevedere l'istruzione del personale destinato all'impiego degli MT. Sempre troppo tardi. Comunque, a parte alcune modifiche, come la sostituzione degli scafi di legno ricoperti di tela con altri interamente lignei e l'impiego di unità di superficie anziché di idrovolanti nella fase di avvicinamento. I piani di costruzione e le modalità di impiego di questi mezzi non saranno molto diversi da quelli che erano stati previsti dal loro primo ideatore. Gli MT o barchini, come erano chiamati dai loro equipaggi, non erano altro che degli ottimi motoscafi monoposto a chiglia piatta. Lo scafo era interamente in legno ed aveva un pescaggio veramente minimo, cosa importante perché permetteva di superare agevolmente eventuali ostruzioni retali, appunto tipo reti antisommergibili e le varie ostruzioni presenti nei porti nemici. Questa manovra era anche facilitata dal fatto che il blocco elica-timone, posto esternamente alla poppa come in un fuoribordo, era incernierato e ribaltabile verso l'alto. Il motore, un eccellente Alfa Romeo 2500, consentiva una velocità massima di 33 nodi. L'autonomia era di 150 km circa, che non era male, seppur comunque il barchino non dovesse fare poi così tanta strada. Nella prua era contenuta la carica offensiva di 330 kg di esplosivo, dotata di due congegni di scoppio. Il barchino poteva infatti essere usato in due modi. Il primo, forse meno efficace, consisteva nell'impiegarlo come un siluro, facendo sì che esplodesse all'urto contro lo scafo dal bersaglio. La falla rimaneva però in alto, circa sulla linea di galleggiamento, e non era necessariamente letale. Nel secondo modo, invece, all'atto dell'urto, una corona di carichette esplosive tranciava in due il barchino, causandone l'affondamento della prora. Appena questa arrivava ad una profondità prestabilita, un congegno idrostatico faceva esplodere la carica. La falla veniva aperta così direttamente nell'opera viva, la parte immersa dello scafo, dove il danno era quasi sempre irreparabile. Il pilota del barchino, una volta assicuratosi che il mezzo puntava direttamente sul bersaglio, bloccava il timone, ne toglieva la sicura la carica e si catapultava in acqua, avendo l'accortezza di salire immediatamente sul galleggiante, perché in genere la distanza di abbandono del mezzo era di poche decine di metri dal bersaglio. Quindi c'era anche un alto rischio di essere individuati. Quindi, concludendo, fu con questi barchini che gli operatori della decima flottiglia MAS, motoscafi armati siluranti, colsero la mattina del 26 marzo 1941 la prima della lunga serie di vittorie, parliamo sempre tra virgolette, riportate dai nostri mezzi d'assalto navali durante l'ultimo conflitto. Nel giro di pochi minuti, infatti, sei uomini su sei barchini riuscirono ad affondare nella baia di Suda, nell'isola di Creta, un incrociatore da 10.000 tonnellate, che mi pare fosse l'HMS York, che tra l'altro non è che lo affondarono, però lo danneggiarono irreparabilmente, scusate, tanto che tramite poi un attacco aereo da parte di Messerschmitt BF-110, Zerstörer se non ricordo male, lo danneggiarono di nuovo e l'incrociatore si arenò per poi essere di conseguenza portato poi successivamente a Bari e di lì demolito dai ingegneri della Royal Navy. Durante l'azione di Suda, oltre all'incrociatore già citato, fu affondata una petroliera e due piroscafi per altre complessive 32.000 tonnellate di stazza lorda. Gli inglesi, che tanto e a ragione si erano vantati della loro audace ed economica impresa di Taranto, e questo tra le virgole ragazzi perché mi sa che avevano ben ragione di vantarsi per l'attacco a Taranto,
dove appunto rischiando pochi uomini e pochi aerei avevano recato tanto danno, non poterono far altro che constatare di aver avuto degli allievi molto attenti. La notte del pesce spada era stata vendicata. Parlando un po' di dati tecnici e poi non mi dilungherò oltre, le caratteristiche di motoscafi turismo, i barchini esplosivi, avevano più o meno una lunghezza di 5,20 m, esattamente come i cofani che vedete in Laguna Veneta che vi avevo citato all'inizio video. Avevano un peso totale di 1100 kg, il carico bellico era costituito da una carica di 330 kg di esplosivo, la velocità massima era di 33 nodi per un'autonomia di 150 km. Nota bene la preserie di barchini costruita nel 1936, quindi prima della guerra, si limitò a pochi esemplari sperimentali, perché poi appunto, come da nostra abitudine, quando ci siamo trovati con l'acqua alla gola, siamo andati a rispolverare vecchi progetti, anche se non proprio datati erano, per poterli utilizzare per cercare di recare più danno possibile alla Royal Navy, più precisamente alla Mediterranean Fleet dell'ammiraglio Cunningham, dato che appunto le nostre tanto celebrate corazzate della classe Littorio non riuscivano a mettere a segno nemmeno un colpo grazie alla loro dovuto purtroppo all'handicap della dispersione delle cariche dei cannoni, che appunto creavano grossi esaurimenti nervosi da parte dei nostri artiglieri e puntatori ai pezzi. Che dire, ragazzi, un mezzo leggendario sicuramente, un mezzo che portò i risultati migliori della nostra Regia Marina durante le azioni navali nel Mar Mediterraneo, però un mezzo di fortuna, se mi si passa il paragone, perché non è con questi che si poteva vincere una guerra moderna di quel tipo, non era con questi che si poteva sperare di cacciare la Mediterranean Fleet avendo il dominio del Mar Mediterraneo. E l'azione dei nostri incursori della decima flottiglia MAS è, per il loro valore e abnegazione, è insindacabile. Mi pare che con uno di questi mezzi, ma sto andando a memoria, pure Teseo Tesei ne trovò la morte durante l'attacco a Malta. E in effetti questi mezzi diventarono famosi soprattutto per quello, per l'attacco a Malta e l'attacco alla Baia di Suda nell'isola di Creta. Non riportarono forse i successi più celebrati degli SLC, i siluri a lenta corsa. Non portarono magari il successo della Mignatta, la torpedine che venne utilizzata durante l'impresa di Pola, che affondò l'ammiraglia della Kaiserlich, Kriegsmarine, che era la marina da guerra austro-ungarica, che poi, come sapete, già la corazzata venne denominata Jugoslavia e passò alla flotta del Regno dei Serbi e dei Croati, o Stato Libero di Serbi e Croati. Scusate ragazzi, devo un po' aggiornare, dovrò un po' aggiornare, perché insomma è tanto che non studio questo periodo storico, ecco, scusate. E quindi ragazzi, che altro posso dire? Un mezzo sicuramente leggendario, ma che comunque era un mezzo di fortuna, fu un arrangiamento come tanti arrangiamenti che abbiamo dovuto subire durante la nostra disastrosa condotta, che fu la seconda della Seconda Guerra Mondiale, ecco, della nostra partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi ragazzi, siamo alle solite, io spero che il video sia stato di vostro gradimento, specie per gli appassionati di Regia Marina o di mezzi navali o quant'altro. Potete iscrivervi al canale, anzi vi chiedo cortesemente l'iscrizione al canale, che è gratuita, cliccando sulla campanellina, così sarete aggiornati quando pubblico video. Commentate facendomi sapere le vostre considerazioni e se ho commesso errori, e se li ho commessi sapete che mi scuso in anticipo. Potete condividere pure il video se vi fa piacere, e dal Serenissimo e dai nostri mitici e leggendari barchini esplosivi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Buona serata.